nel 2001, dove il 16 maggio del 2001, proprio mentre si svolgevano i lavori per la ristrutturazione di questo luogo, vengono ritrovate tre statue, tra cui quello della Madonna dell'Abbondanza. Dopo, attraverso ricerche storiche, si è arrivata alla conclusione che era la Madonna adorata da San Bulbino Maria Pirrotto, il quale disse che un giorno il suo culto, il culto di questa Madonna, insomma, era socialmente attivabile, tra virgolette, insomma, poteva essere adorata da culto pubblico. Cosa che poi si è avverata dopo un po' di anni, il 16 marzo del 2013, se non erro, in piazza San Pietro è stata incoronata da Papa Benedetto XVI in Sala Nervi, quindi con l'oro delle persone. Dopo questo ne parleremo dopo, più profondamente, quando vedremo la Madonna che ha il teschio nell'occhio, sicuramente ne avete sentito parlare. Quindi questo qua è proprio la casa di San Pompino, questa è la parte più originale della casa di San Pompino, e sopra, dopo vari lavori, è stato fatto il museo, ora visiteremo, quindi seguitemi.